Benvenuti a questo incontro sugli esami di Stato 2019-2020 al tempo del Covid-19. Oggi parleremo delle misure di sicurezza, delle modalità organizzative, delle nuove procedure e daremo anche un esempio di documento del 30 maggio. L'ordinanza 10 del 16 maggio 2020 ci ha comunicato che gli esami di Stato inizieranno quest'anno il 17 giugno alle ore 8:30 e si svolgeranno come esame orale in presenza con la modalità in unico colloquio. Ci sono comunque delle clausole nell'ordinanza. Tutto questo potrà avvenire purché sia possibile garantire in ambienti idonei il distanziamento fisico tra tutti gli attori, cioè i membri della commissione, lo studente, e siano rispettate le misure necessarie alla tutela della salute dei docenti, degli studenti, di tutto il personale di supporto amministrativo presente nella scuola, nonché sia anche stata fatta la sanificazione degli ambienti, facendo anche riferimento alle figure di ambito. Contemporaneamente all'ordinanza 10 del 16 maggio è uscito un documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, appunto per lo svolgimento degli esami di Stato del secondo ciclo. E questo documento ci dice che al fine di garantire l'effettuazione degli esami di Stato, che interesserà, come sappiamo, circa 500.000 studenti, viene presentato questo documento tecnico che ha lo scopo di fornire elementi informativi e indicazioni operative per la tutela della salute e della sicurezza sia degli studenti sia di tutto il personale della scuola, docente e non docente. Vengono date in questo documento delle indicazioni e la figura del dirigente scolastico è quella che è in primo piano in questo documento. Infatti il documento ci dice che in via preliminare sarà proprio il dirigente scolastico ad assicurare tramite i suoi collaboratori scolastici una pulizia approfondita dei locali che saranno utilizzati per gli esami di Stato, ma anche dei locali che saranno anche utilizzati come l'androne, i bagni, i corridoi, gli uffici di segreteria, insomma tutti quegli ambienti che si pensa possano essere utilizzati durante i giorni del colloquio. E viene anche specificato in questo documento tecnico come sarà fatta la pulizia, quindi dovrà essere una pulizia approfondita con detergente neutro, di superfici locali generali e viene anche specificato che la pulizia approfondita è una misura sufficiente nel contesto scolastico e non sono richieste ulteriori procedure di disinfezione. E alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno anche essere assicurate al termine di ogni sessione di esame mattutina e o pomeridiana anche misure specifiche di pulizia delle superfici, degli arredi, dei materiali che sono stati utilizzati per l'espletamento della prova. E ancora viene indicato nel documento tecnico che è necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti, quindi dispenser di soluzione idroalcolica, per i candidati e per il personale della scuola, situati in più punti dell'edificio, ma in particolare anche per l'accesso al locale che è destinato allo svolgimento della prova d'esame, per consentire a tutti i componenti di avere l'igiene frequente nelle mani. Ancora il documento dà delle misure organizzative, dice che ciascun componente della commissione convocato per l'espletamento delle procedure per l'esame di Stato, nonché ciascun candidato e l'eventuale accompagnatore, perché ogni candidato potrà avere solo un accompagnatore, dovranno dichiarare, utilizzando l'apposito modello di autocertificazione che qui viene dato alla fine di queste slide, l'assenza di sintomatologia respiratoria
o di febbre superiore a 37,5 gradi nel giorno di avvio delle procedure d'esame e nei 3 giorni precedenti, di non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni, di non essere stata a contatto con persone positive, certamente per quanto si è a conoscenza, negli ultimi 14 giorni. Ancora, altre misure organizzative che vengono date nel documento tecnico riguardano la convocazione dei candidati, che deve avvenire secondo un calendario e una scansione oraria predefinita. Questo è uno strumento utile per fine della sostenibilità e della prevenzione di assembramenti fuori dai locali scolastici. E il candidato deve stare anche in istituto il tempo minimo necessario. Il calendario di convocazione dovrà essere comunicato preventivamente sul sito della scuola e con email al candidato stesso tramite il registro elettronico con verifica telefonica dell'avvenuta ricezione. Inoltre, il candidato potrà richiedere alla scuola il rilascio di un documento che attesti la convocazione e che in caso di assembramento gli dia la precedenza sui mezzi pubblici il giorno dell'esame. Ancora, al fine di evitare ogni possibilità di assembramento, il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 minuti prima dell'orario di convocazione previsto e dovrà lasciare la scuola subito dopo aver espletato la prova. Come dicevo prima, il candidato potrà essere accompagnato da una sola persona e all'ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. I locali della scuola che saranno utilizzati per l'esame di Stato dovranno prevedere un ambiente sufficientemente ampio che possa consentire il distanziamento tra un componente e l'altro. Dovrà essere dotato di finestre per favorire il ricambio d'aria e l'assetto dei banchi o dei tavoli, insomma dei posti a sedere destinati alla commissione, dovrà garantire un distanziamento non inferiore a 2 metri. Anche se per il candidato, dovrà essere assicurato questo distanziamento non inferiore a 2 metri, compreso lo spazio di movimento, sia dal componente della commissione, da tutti diciamo i componenti della commissione che sono più vicini a lui. Dovrà essere garantito anche un ricambio d'aria regolare e sufficiente nel locale in cui viene espletata la prova, proprio per favorire l'aerazione naturale. I componenti della commissione dovranno indossare per l'intera permanenza nei locali scolastici la mascherina chirurgica che verrà fornita dal dirigente scolastico, che ne assicurerà il ricambio dopo ogni sessione di esame mattutina e o pomeridiana. Il candidato e l'eventuale accompagnatore dovranno indossare per l'intera permanenza nei locali della scuola anche loro una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione, cioè dovranno portarla da casa. Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina, assicurando però per tutto il periodo dell'esame orale la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla commissione d'esame. I componenti della commissione, il candidato, l'accompagnatore e qualunque altra persona che dovesse accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d'esame dovrà procedere all'igienizzazione delle mani in accesso. Per questo motivo non è necessario l'uso di guanti. Il documento tecnico dà anche delle indicazioni per i candidati con disabilità. E in particolare ci dice che per favorire lo svolgimento dell'esame agli studenti con disabilità certificata sarà consentita la presenza di eventuali assistenti e in tal caso per queste figure, non essendo possibile garantire ovviamente il distanziamento sociale dello studente, è previsto l'utilizzo di guanti oltre la mascherina chirurgica. Inoltre, per gli studenti con disabilità certificata, il consiglio di classe, tenuto conto delle specificità dell'alunno e del PEI,
ha la facoltà di esonerare lo studente dall'effettuazione della prova d'esame in presenza, stabilendo la modalità in videoconferenza come alternativa. Bene, l'ordinanza 10 del 16 maggio 2020 ci dice che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dello scorso 26 aprile e in particolare l'articolo 2,11 prevede che le regioni possano monitorare con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei territori di competenza. E se dal monitoraggio dovesse emergere un aggravamento del rischio sanitario, allora il Presidente della Regione potrebbe proporre l'adozione delle misure restrittive necessarie e urgenti per quelle aree del territorio regionale che sono interessate all'aggravamento. E quindi è possibile che anche in una determinata regione l'esame possa anche avvenire, anche all'ultimo momento, possa avvenire appunto in modalità online qualora dovesse appunto succedere un aggravamento della situazione. Ma andiamo adesso nel cuore anche dell'esame e quindi esaminiamo anche nei dettagli l'ordinanza ministeriale 10. Partiamo dai candidati interni. L'ordinanza per i candidati interni ci dice che l'ammissione all'esame di Stato è disposta in sede di scrutinio finale dal consiglio di classe, che è presieduto, come sappiamo, come da tradizione, dal dirigente scolastico o da un suo delegato. In sede di scrutinio finale, la valutazione degli studenti è effettuata dal consiglio di classe e in caso di parità nell'esito di una votazione prevale il voto del presidente, del consiglio di classe, quindi o del dirigente scolastico o di un suo delegato. L'esito della valutazione è reso pubblico riportando all'albo dell'istituto che è sede d'esame il voto di ciascuna disciplina, compreso anche il voto del comportamento e il punteggio relativo al credito scolastico dell'ultimo anno e il credito scolastico complessivo, seguito dalla dicitura ammesso. Per tutti gli studenti esaminati in sede di scrutinio finale, i voti attribuiti in ciascuna disciplina e sul comportamento, nonché i punteggi del credito, sono riportati nelle pagelle e nel registro dei voti. Per quanto riguarda i candidati esterni, l'ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento in presenza degli esami preliminari, le cui sessioni si terranno a partire dal 10 luglio 2020. Le disposizioni specifiche che concernono l'esame di Stato nell'ambito della sessione straordinaria sono adottate con un'ordinanza specifica, fermo restando tutto quello che è contenuto in questa ordinanza 10 del 16 maggio. Quindi la configurazione dell'esame di Stato per i candidati esterni corrisponde esattamente a quella prevista dall'ordinanza per i candidati interni. I candidati degenti, luoghi di cura, in ospedale o i candidati detenuti o che comunque sono impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame, e inoltrano al dirigente scolastico prima dell'insediamento della commissione o successivamente al presidente della commissione d'esame una richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, naturalmente corredandola dalla dettagliata e idonea documentazione. A questo punto il dirigente scolastico o il presidente di commissione, se la domanda viene inoltrata quando già si è insediata la commissione, dispone la modalità d'esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona. Quest'anno il documento del consiglio di classe non è più il documento del 15 maggio, come eravamo abituati a chiamarlo ormai da anni, ma è diventato il documento del 30 maggio. Infatti, il termine ultimo per la presentazione del documento del consiglio di classe quest'anno avviene appunto e deve avvenire entro il 30 maggio 2020. Il consiglio di classe elabora un documento, come sappiamo, che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi
del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti e anche ogni altro elemento che il consiglio di classe ritiene utile e significativo ai fini dello svolgimento dell'esame. Entro il 30 maggio il documento illustra, il documento che sarà presentato al consiglio di classe, illustra le attività, i percorsi e i progetti svolti nell'ambito di cittadinanza e Costituzione che sono stati realizzati comunque in coerenza con gli obiettivi del piano triennale dell'offerta formativa. Illustra anche i testi che sono oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di italiano durante il quinto anno e che saranno sottoposti al candidato nel corso del colloquio orale. Illustra anche per i corsi di studio che lo prevedano le modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. Ancora, nella redazione del documento, i consigli di classe tengono conto delle indicazioni fornite dal garante per la protezione dei dati personali, come appunto viene specificato nella nota protocollo 10.719 del 21 marzo 2017. Quindi non bisogna mettere nel documento dati sensibili perché questi devono appunto essere chiusi in una busta con scritto appunto dati sensibili e dati direttamente nelle mani del presidente di commissione. Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e anche alle iniziative che sono state realizzate durante l'anno scolastico in preparazione dell'esame di Stato, ma anche, anche documenti che riguardano i PCTO, gli stage, i tirocini che eventualmente sono stati effettuati nella prima parte dell'anno scolastico, prima appunto fossero sospese le lezioni in presenza, e nonché anche tutti quei documenti che possono testimoniare la partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti. Il documento del consiglio di classe, quindi entro il 30 maggio, non appena pronto, deve essere immediatamente pubblicato all'albo dell'istituto e la commissione, così come è avvenuto l'anno scorso anche negli anni scorsi, si attiene ai contenuti del documento nell'espletamento del colloquio. Vediamo adesso un modello, qui si danno indicazioni appunto per la predisposizione del documento del consiglio di classe, da cui possono essere presi spunti molto liberamente dai consigli di classe appunto. Allora, a parte l'intestazione e il logo dell'istituzione scolastica, nel documento vengono inserite anche le caratteristiche dell'indirizzo di studi e soprattutto il profilo culturale, educativo e professionale dei licei oppure degli istituti tecnici oppure degli istituti professionali a seconda appunto dell'indirizzo di studi. E la storia, la composizione della classe, la composizione del consiglio di classe per capire se negli anni c'è stato un turnover di docenti oppure se già il consiglio di classe è stabile almeno da 3 anni. Il prospetto dei dati della classe nel secondo biennio e nel quinto anno per capire se ci sono stati inserimenti, se i ragazzi si sono ritirati, qual è la situazione della classe negli ultimi 3 anni. E ancora nel documento quest'anno deve essere dichiarata la revisione della programmazione iniziale al fine di rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove esigenze, così come ci ha indicato la nota MIUR 388 del 17 marzo 2020. Se questa revisione della programmazione iniziale non è avvenuta, allora si scriverà in questa parte del documento che non è stato necessario procedere ad una revisione della programmazione iniziale. Se invece si è proceduto, allora bisogna dire quali sono stati gli obiettivi formativi che sono stati rimodulati, perché questo chiaramente è importante anche per il presidente della commissione d'esame.
Ancora il documento deve anche contenere un'illustrazione dell'organizzazione didattica nella prima parte dell'anno in presenza e nella seconda parte dell'anno a distanza. E quindi bisogna qui illustrare quali sono state le modalità organizzative che sono state adottate, ma quali sono stati soprattutto gli aspetti positivi e gli aspetti di criticità che sono stati riscontrati dalla commissione d'esame, dai docenti, dal consiglio di classe, dalla scuola nella seconda parte dell'anno scolastico. Il documento ancora contiene anche l'argomento, gli argomenti che sono stati assegnati alla classe, se sono state assegnate all'intera classe, a gruppi di alunni, a singoli alunni, sulle discipline di indirizzo della seconda prova scritta. Questo è un argomento che deve essere assegnato entro il 1° di giugno agli studenti, dai docenti, delle discipline di indirizzo, e gli alunni devono consegnare questo elaborato entro il 13 giugno. Quindi qui si può scrivere sul documento se è stato assegnato un solo argomento a tutta la classe, con chiaramente personalizzazione con i singoli candidati, se invece sono stati assegnati argomenti diversi a gruppi di alunni, o se i docenti delle discipline di indirizzo hanno deciso di assegnare un argomento diverso per ciascun candidato. E ancora il documento contiene i testi oggetti di studio nell'ambito dell'insegnamento di italiano, perché come vedremo adesso quando parleremo in maniera più approfondita del colloquio, vedremo che questi due documenti hanno lo scopo di sostituire le due prove scritte che quest'anno appunto non ci saranno. E quindi in questa parte del documento è bene che vengano specificate quali sono i testi oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di italiano dell'ultimo anno. Quindi il testo che è stato che magari su cui i ragazzi si sono esercitati, da quale opera è tratta, chi è l'autore. E ancora il documento del consiglio di classe dovrà specificare il percorso didattico effettivamente svolto in classe in linea con i traguardi di competenza previsti dal PECUP dell'Indicazione Nazionale dei Licei o dal PECUP delle linee guida degli istituti tecnici o dal PECUP delle linee guida degli istituti professionali. E quindi in questo quadro sinottico, quindi nella prima colonna appunto possono essere indicati quali sono i traguardi di competenza del PECUP o dei licei o delle linee guida dei tecnici o delle linee guida dei professionali, nella colonna centrale anche i percorsi didattici effettivamente svolti con la didattica in presenza e con la didattica a distanza, e poi nell'ultima colonna i nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e il loro rapporto interdisciplinare, così come appunto specificato nell'ordinanza ministeriale per la trattazione del colloquio. Ancora il documento illustrerà al Presidente di Commissione il percorso per le competenze trasversali e l'orientamento che è stato svolto nella prima parte dell'anno, ma anche nei 3 anni, quindi a partire dal terzo anno, e poi come è stato continuato con la didattica a distanza. Quindi il titolo del percorso per le competenze trasversali e l'orientamento, quali sono le discipline implicate, qual è la tipologia o quali sono le tipologie dei percorsi svolti, non so, dall'impresa formativa simulata al service learning e così via. E qual è l'azienda partner che la scuola appunto ha deciso di contattare, quindi con cui ha lavorato.
La stessa cosa per quanto riguarda cittadinanza e Costituzione, qui sul documento sarà illustrato quali saranno illustrate le attività, i percorsi, i progetti svolti e realizzati in coerenza con gli obiettivi del piano triennale dell'offerta formativa. Come esempio, qui vengono date le attività sulla legalità, sul bullismo, il cyberbullismo, la giornata della memoria, l'Earth Day e così via. Insomma, questo è quello che la scuola ha fatto. E poi nella colonna centrale si può mettere in questo quadro sinottico quali sono le conoscenze maturate e infine nell'ultima colonna quali competenze lo studente ha acquisito attraverso le attività, i percorsi e i progetti relativi appunto a cittadinanza e Costituzione. Il documento del 30 maggio ancora darà indicazioni sul CLIL. Infatti, in ottemperanza alla normativa vigente relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli studenti hanno potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso del o dei docenti di, e qui bisogna specificare qual è la disciplina, per acquisire contenuti, conoscenze e competenze relative a uno o due moduli delle discipline non linguistiche nelle lingue straniere previste dalle indicazioni nazionali. E qui in questo quadro, dove è il titolo del percorso, la lingua straniera, la disciplina, il numero delle ore e quali competenze sono state acquisite dallo studente. Ancora il documento del 30 maggio conterrà anche le discipline e quindi i contenuti di apprendimento curriculari che ciascun docente ha svolto nel corso dell'anno scolastico con la didattica in presenza e con la didattica a distanza. E quindi qui ciascun docente metterà quali sono i contenuti di apprendimento dell'italiano, della matematica e di tutte le discipline che fanno parte appunto del curriculum del corso di studi seguito dall'alunno. Per quanto riguarda la valutazione, quest'anno abbiamo anche delle novità. Intanto il documento dovrà anche contenere quali sono appunto i riferimenti alla valutazione che è stata utilizzata dai consigli di classe e che sarà utilizzata dalla commissione d'esame. Il riferimento è sempre al decreto legislativo 62-2017, l'articolo 1. I commi, precisamente i commi 2 e 6, che ci dicono appunto che la valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le indicazioni nazionali per il curriculum e le linee guida ai DPR 15 marzo 2010, numero 87, 88, 89. È effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei Docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa. Il comma 6 ci dice che l'istituzione scolastica certifica l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi. Ancora la valutazione disciplinata dall'ordinanza ministeriale 10 del 16 maggio 2020, che è l'ordinanza di cui appunto stiamo parlando, che all'articolo 3 dice che ai sensi dell'articolo 1,6 del decreto legge 22 dell'8 aprile 2020 sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni. Ai sensi dell'articolo 13,1 del decreto legislativo 62-2017, gli studenti iscritti all'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 13,2 dello stesso decreto legislativo. Quindi questo è importantissimo perché praticamente sono ammessi tutti gli studenti. Non ci saranno studenti non ammessi perché vanno appunto anche in assenza
dei requisiti di cui all'articolo 13,2 i ragazzi possono essere ammessi. Ma vediamo quali sono le deroghe all'articolo 13,2 del decreto legislativo 62/2017. Li vediamo uno a uno. L'ammissione all'esame di Stato è disposta in sede di scrutinio finale dal consiglio di classe, che è presieduto dal dirigente o dal suo delegato, e quindi questo rimane diciamo così com'era. Però nel decreto legislativo 62 si dice che è ammesso all'esame di Stato lo studente o la studentessa che sono in possesso dei seguenti requisiti. Bene, tutti questi requisiti che adesso dirò sono tutti andati in deroga, quindi sono anche in assenza di questi, l'alunno viene ammesso. La frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato. La partecipazione durante l'ultimo anno di corso alle prove predisposte dall'Invalsi. Lo svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro, che adesso si chiama PCTO. La votazione non inferiore a 6 decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a 6 decimi. Quindi tutto questo è andato in deroga. Quindi anche in assenza di questi requisiti, ripeto, l'alunno può essere ammesso agli esami di Stato. Andiamo ancora nel documento, nel modello di documento, vanno specificate le tipologie di prove che sono state svolte nel corso dell'anno scolastico, quindi le prove non strutturate, le prove strutturate, prove semistrutturate, prove esperte, prove di realtà e così via. E qui si potrebbe mettere anche un elenco delle tipologie di prove strutturate con le didattiche in presenza e delle tipologie di prove che sono state somministrate agli studenti con la didattica a distanza. Un altro punto del documento del 30 maggio è quello del credito scolastico nel secondo biennio e nel quinto anno. Qui è bene, anche per dare subito informazioni al presidente di commissione, che si faccia appunto un quadro sinottico con il cognome e il nome anche dell'alunno, il credito scolastico del terzo anno, del quarto, del quinto e il totale. E, per una questione anche di privacy, questa parte potrebbe anche essere estrapolata dal documento e questo quadro messo anche tra i documenti riservati. Comunque, tenuto conto che anche il credito scolastico viene pubblicato anche all'albo dell'istituto, se il documento rimane appunto, non viene pubblicato sul sito della scuola, ma rimane all'interno dell'istituto, può anche essere far parte del documento. Se invece il documento viene pubblicato sul sito, come in genere avviene, allora bisogna estrapolare tutti i dati sensibili e quindi pubblicarlo senza appunto questa parte o altre parti che possono essere dati sensibili. Ancora il documento si chiude anche con i nomi, i cognomi di tutti i professori del consiglio di classe, con la disciplina insegnata e la loro firma che chiude appunto il documento. Viene fatto visionare agli studenti ovviamente e quindi viene, prima di essere pubblicato, viene dato anche in visione agli alunni della classe. Il credito scolastico quest'anno è stato rivoluzionato, infatti è attribuito fino a un massimo di 60 punti di cui 18 per la classe terza, 20 per la classe quarta e 22 per la classe quinta. Quindi quest'anno abbiamo un credito scolastico di 60 punti e invece 40 punti sono destinati all'unica prova d'esame che è il colloquio. E il consiglio di classe in sede di scrutinio finale
provvede alla conversione del credito scolastico che è stato attribuito al termine della terza e della quarta classe e all'attribuzione del nuovo credito scolastico per la classe quinta, sulla base anche delle tabelle che sono state fornite dal MIUR, che sono le tabelle A, B e C, che adesso vedremo tra un momento, e che sono allegate a questa ordinanza, cioè l'ordinanza 10 del 16 maggio. I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe per quanto riguarda l'attribuzione del credito scolastico nell'ambito della fascia, agli studenti però che si avvalgono di tale insegnamento. Per gli studenti che non si avvalgono di tale insegnamento, ma che fanno l'attività alternativa alla religione cattolica, anche loro hanno a pieno titolo, partecipano alla deliberazione del consiglio di classe per quanto riguarda l'attribuzione del credito scolastico. I percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quelle del comportamento, e quindi anch'essi contribuiscono alla definizione del credito scolastico. La tabella A, come vi accennavo un momento fa, di conversione del credito assegnato al termine della classe terza, è quello che è stato pubblicato e allegato all'ordinanza ministeriale appunto dal MIUR. Quindi abbiamo nella colonna di sinistra il credito conseguito dall'alunno, poi nella colonna centrale il credito convertito secondo il decreto legislativo 62 del 2017, e qui nell'ultima colonna il nuovo credito attribuito per classe terza. Quindi abbiamo dal credito conseguito abbiamo poi due colonne appunto di conversione del credito. Bisogna stare molto attenti perché per evitare anche errori anche in questa prima conversione e in questa seconda conversione del credito assegnato all'alunno. La tabella B è la tabella di conversione del credito assegnato al termine della classe quarta, e la tabella C è l'attribuzione del credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all'esame di Stato, quindi la media dei voti e poi le fasce di credito per la classe quinta. Abbiamo anche la tabella D. La tabella D serve però per l'attribuzione del credito scolastico per la classe terza, per la classe quarta, per i candidati interni che non sono in possesso di credito scolastico per queste due classi. Quindi sono studenti interni che frequentano da interni la classe quinta, ma che provengono anche da esami di idoneità, per cui non sono in possesso del credito scolastico della classe terza o della classe quarta. Soltanto per questi candidati c'è la tabella D, non per gli altri, ripeto, per i candidati interni ma che provengono da esami di idoneità, per cui non sono in possesso di credito scolastico per la terza o per la quarta classe. I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del comportamento, e quindi anch'essi contribuiscono alla definizione del credito scolastico. Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ogni studente viene pubblicato immediatamente all'albo dell'istituto. Andiamo alla prova d'esame. La prova d'esame, secondo l'articolo 16 dell'ordinanza ministeriale 10, ci dice che ha finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente. Nel corso del colloquio, il candidato deve dimostrare di avere acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera, di sapere analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo, culturale e professionale del percorso frequentato mediante una breve relazione
o un lavoro multimediale le esperienze svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, di avere maturato le competenze previste dalle attività di cittadinanza e Costituzione declinate dal Consiglio di classe. La sottocommissione provvede alla predisposizione dei materiali prima di ogni giornata di colloquio per ciascuno dei candidati, dei cinque candidati, perché non possono essere esaminati più di cinque candidati per ogni giornata. Il materiale è costituito da un testo, da un documento, da un'esperienza, da un progetto, da un problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali che caratterizzano le diverse discipline e il loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la sottocommissione deve tenere conto del percorso didattico effettivamente svolto in classe in coerenza con quanto scritto sul documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e di personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto sia delle indicazioni nazionali sia delle linee guida a seconda dell'indirizzo di studi. Il colloquio è articolato e scandito in diverse parti. La prima parte riguarda la discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo e questa parte del colloquio sostituisce la seconda prova scritta, diciamo così, utilizziamo il termine sostituire tra virgolette perché ovviamente non è una sostituzione vera e propria, però ecco, diciamo che questa parte serve anche a dare informazioni alla commissione, al presidente sulle competenze dello studente sulle materie di indirizzo. E quindi l'argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo entro il 1° di giugno. Gli stessi possono scegliere, quindi i docenti delle discipline di indirizzo possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento, che si presti però a uno svolgimento fortemente personalizzato. Quindi o un argomento diverso per ciascun candidato o uno stesso argomento per tutta la classe, ma un argomento che comunque si presti anche alla personalizzazione dell'argomento stesso, per evitare che tutti appunto scrivano la stessa cosa o che possano copiarsi fra di loro. L'elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno. Quindi la restituzione di questo documento deve avvenire da parte del candidato ai docenti entro il 13 giugno con posta elettronica. Per gli studenti dei licei musicali e coreutici, la discussione è integrata da una parte performativa individuale a scelta del candidato della massima durata di 10 minuti. Per i licei coreutici, il consiglio di classe, sentito lo studente, valuta l'opportunità di far svolgere la prova performativa individuale, se ci sono le condizioni di sicurezza e di forma fisica dei candidati. La seconda parte del colloquio consiste nella discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il 5° anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui all'articolo 9. La terza parte del colloquio consiste nell'analisi da parte del candidato del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell'articolo 16,3. E qui l'abbiamo visto sul documento, appunto, come la commissione prima predispone questi materiali e poi prima dell'inizio dei colloqui di ogni giornata li sceglie per ciascuno dei candidati che sosterranno il colloquio in quella giornata.
Un'altra parte, la penultima parte del colloquio, consiste nell'esposizione da parte del candidato dell'esperienza, dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, o mediante una relazione o mediante un elaborato, multimediale a scelta del candidato stesso. Infine, il colloquio si conclude con l'accertamento delle conoscenze, delle competenze di cittadinanza e costituzione che sono state maturate dal candidato, tramite le attività che sono state realizzate all'interno dell'istituzione scolastica dal consiglio di classe. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica veicolate in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertare, diciamo, queste competenze dell'alunno solo se il docente della disciplina coinvolta fa parte della commissione d'esame. La commissione, dice l'ordinanza ministeriale, cura l'equilibrata articolazione delle varie parti del colloquio e la durata delle fasi di questo colloquio, che ha complessivamente la durata indicativa di 60 minuti. Ecco, qui abbiamo nel secondo la griglia di valutazione della prova orale, perché la prova orale ha una griglia di valutazione che viene fornita qui alla fine di tutte le slide, dove ci dice che il candidato può avere fino a un massimo di 40 punti, e questa griglia di valutazione, che è l'allegato B all'ordinanza ministeriale, specifica anche gli indicatori, i livelli, i descrittori e i punteggi che servono per dare poi alla commissione il punteggio globale del colloquio per ciascun candidato. Per quanto riguarda l'esame dei candidati con disabilità, ecco, questa parte è trattata nell'articolo 19 dell'ordinanza ministeriale. Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'esame di stato conclusivo del secondo ciclo, secondo quanto disposto per i candidati interni. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia della prova d'esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all'interno del piano educativo individualizzato, cioè del PEI. Il consiglio di classe, inoltre, con il parere anche della famiglia, acquisisce elementi per stabilire per quali studenti sia necessario provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento dell'esame in modalità telematica. Questo se l'esame in presenza dovesse risultare di difficile attuazione oppure non opportuno. In caso di esigenze sopravvenute dopo l'insediamento della commissione, provvede il presidente, sentita la sottocommissione, a riformulare appunto l'esame degli studenti con disabilità. La prova d'esame, ove di valore equipollente, determina il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione, e nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento della prova equipollente. Agli studenti con disabilità, per i quali è stata predisposta dalla commissione una prova d'esame non equipollente, oppure che non partecipano agli esami, è rilasciato un attestato di credito formativo che reca gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studio, alle discipline che sono comprese nel piano di studio. Questi studenti non hanno il diploma, ma hanno appunto questo attestato di credito formativo. E per quanto riguarda invece gli studenti con DSA, cioè con disturbi specifici dell'apprendimento, naturalmente certificati dalla legge 170-2010, questi studenti sostengono l'esame di Stato sulla base del piano didattico personalizzato. E nello svolgimento della prova d'esame, i candidati con DSA possono utilizzare, se necessario,
Gli strumenti compensativi che sono stati previsti nel piano didattico personalizzato e che sono stati impiegati anche nel corso dell'anno scolastico, senza che questo pregiudichi la validità della prova. E gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione e anche per questi studenti nel diploma non viene fatta assolutamente menzione dell'impiego degli strumenti compensativi. Le commissioni correlano per necessari al PDP gli indicatori della griglia di valutazione attraverso la formulazione di specifici descrittori. Quest'anno, neanche quest'anno, abbiamo il curriculum dello studente. Avremmo dovuto averlo l'anno scorso, non l'abbiamo avuto, ma neanche quest'anno ce l'abbiamo, per cui c'è il supplemento Europass al certificato. Ce lo dice l'articolo 24 dell'ordinanza ministeriale. Gli istituti scolastici di istruzione secondaria di secondo grado rilasciano per tutti i percorsi di studio insieme al diploma il supplemento Europass al certificato. I supplementi sono resi disponibili alle scuole nell'apposita area SIDI, gestione alunni, esame di Stato, adempimenti finali. Ciascun certificato sarà precompilato in automatico con i dati dell'istituzione scolastica, del diplomato e con il riferimento al numero di diploma di cui costituisce un supplemento. Le scuole non apportano modifiche al certificato e lo consegnano allo studente diplomato come da nota direttoriale 1 giugno 2016, protocollo 5952. Il supplemento Europass al certificato tiene luogo per il corrente anno scolastico 2019-2020 del curriculum dello studente di quell'articolo 21,2 del decreto legislativo. L'articolo 25 dell'ordinanza ci dice che l'esito dell'esame con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, e pubblicato al termine delle operazioni all'albo dell'istituto sede della sottocommissione, con la sola indicazione della dicitura non diplomato nel caso di mancato superamento dell'esame di Stato. L'articolo 26 dell'ordinanza ci dice che gli esami potrebbero svolgersi anche in modalità telematica nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo dovessero richiedere. E fermo restando, comunque, quanto già previsto all'articolo 7 e all'articolo 19,3, i lavori della commissione, le prove d'esame, dice appunto, potrebbero svolgersi in videoconferenze o altra modalità telematica sincrona, chiaramente nel caso dovesse, prefigurarsi questa necessità. E qualora il dirigente scolastico, prima dell'inizio della sessione d'esame, o successivamente il presidente della commissione ravvisi l'impossibilità di applicare le misure di sicurezza stabilite dallo specifico protocollo nazionale di sicurezza per la scuola, comunica tale impossibilità all'ufficio scolastico regionale per le conseguenti valutazioni e decisioni. Nei casi in cui uno o più commissari d'esame siano impossibilitati a seguire lavori in presenza, inclusa la prova d'esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica, il Presidente dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona. Nella verbalizzazione dovrà essere riportato l'eventuale svolgimento di una o più riunioni o esami in modalità telematica. Questo articolo 26 è molto importante perché, ripeto, potrebbe anche succedere qualcosa per cui all'ultimo momento non è possibile anche espletare l'esame in presenza e quindi c'è, come dire, quest'altra possibilità che viene spiegata appunto dall'articolo 26 dell'ordinanza ministeriale 10 del 16 maggio 2020.
Ecco, qui vi viene dato anche il modello di autodichiarazione che deve essere presentato dal candidato al momento quando entra a scuola insieme alla persona che eventualmente lo accompagna e da tutte le persone appunto che sono implicate all'esame di Stato. E qui abbiamo l'allegato B, che è la griglia di valutazione della prova orale, che è a firma appunto del ministro Azzolina. Bene, abbiamo concluso. Io auguro a tutti buon lavoro e spero di esservi stata utile.